immani, però taglieranno i servizi essenziali. E non vi salverete, non ci credete alla retorica di Lombardo che dice noi siamo una regione a statuto autonomo, non ci credete. Quello che sta accadendo è che adesso anche Lombardo dice che il governo taglia troppo, ma lui non è che lo contrasta facendosi da parte e dando ai cittadini siciliani la possibilità di cambiare le regole, ma utilizzando questa come uno strumento solo propagandistico. Taglieranno 40 miliardi di euro, 80 mila miliardi delle vecchie lire. Li pagherete voi, li pagheremo noi, se non cambieremo in fretta questo paese. Io voglio dirlo con la più grande semplicità, perché il nostro tempo è a conclusione e noi la prima cosa che facciamo è rispettare anche il tempo altrui quando si fanno i comizi. Io voglio dirlo con la più grande semplicità. Noi saremo sempre contro le destre, perché queste destre stanno portando alla rovina l'Italia. Noi saremo sempre contro i trasformisti, perché i trasformisti sono la malattia antica del nostro paese. Noi saremo sempre dalla parte di quelli che vogliono cambiare questo paese. E quando oggi leggo sulla Sicilia in prima pagina il presidente Lombardo che dice porte chiuse a sinistra Ecologia, Libertà e Italia dei Valori, io dico noi quella porta non la saremmo mai venuti a bussare, presidente Lombardo. Noi siamo gente con la schiena dritta e vogliamo che tu te ne vada prima ancora che ci pensi la magistratura. Noi vogliamo che te ne vada perché oggi quella maggioranza anomala che ti sostiene stacchi la spina. Staccate la spina e riattaccatela qui. Votate la sinistra unita con Vendola, votate Garofalo sindaco, possiamo cambiare Vittoria, possiamo cambiare l'intero paese.